Un luogo altamente simbolico che evoca il ricordo dell'agonia di Gesù sul Monte degli Ulivi. La Basilica del Getsemani a Gerusalemme è stata al centro del rito di apertura della Porta della Misericordia in Terra Santa. Il patriarca latino, Monsignor Fuad Tual, ha presieduto la cerimonia liturgica, preparata da tempo con la preghiera e accompagnata da gesti concreti di carità, come l'apertura delle case ai profughi presenti in quell'area del pianeta tanto martoriata, dove i cristiani cercano di essere testimoni di misericordia. Misericordia, perdono, riconciliazione. Cambiano le coordinate geografiche, ma rimane identico il desiderio di pace e di accoglienza dell'umanità sofferente. Parigi, ad un mese dal sanguinoso attentato terroristico, ha aperto la sua porta del giubileo nella cattedrale di Notre Dame, allontanando le paure e gli odi. Il cardinale Ventroy ha bussato ai battenti con il suo pastorale, ricordando poi tutte le vittime di quel tragico 13 novembre, assieme alle loro famiglie, a quanti sono stati comunque toccati dal dolore nel corpo e nello spirito. Varcando le Alpi, ecco un'altra porta santa che viene aperta, è quella del Duomo di Milano. Un gesto semplice, ma dal significato potente, affinché la misericordia, ha sottolineato il cardinale Scola, riscatti il nostro peccato mediante il perdono. Ecco perché, ha continuato, il giubileo è annuncio di speranza per tutti. Ed anche in Cina è stata vissuta l'apertura delle porte sante. Nelle diocesi di Pechino, Shanghai, Xi'an, Wenzhou, a tutti i fedeli è stata distribuita il testo della bolla di indizione del giubileo, con l'invito a diffonderla anche tra i non cristiani.